Giovanni era un giovane, 24 anni, a 13 anni, a 14 anni analizzava le sinfonie di Beethoven. Spesso nei quartieri difficili si utilizzano le orchestre per motivare i ragazzi, per dargli uno scopo, no? Per togliergli, da 30 diciamo, anni facciamo voto. Questo, soltanto che ai giornali interessa poco, mi dispiace. Perché non venite giorno 10? Vedete come un ragazzino di 13 anni dirige un'orchestra. Siamo qui per commemorare la morte di un giovane figlio di questa città, un giovane figlio di questa città che aveva scelto di restare qui per praticare la propria arte. Questi atti drammatici hanno delle motivazioni incerte, delle motivazioni banali, delle motivazioni gratuite. Sono ragazzi che non hanno consapevolezza del disvalore di quello che fanno e la loro capacità di violenza la attuano normalmente, nella loro vita normale. C'è da chiedersi perché a 15 anni si diventa belve, come si diventa belve. E io vi dico che sì, un problema di controllo del territorio, ma la narrazione che è solo un problema di controllo del territorio, di risorse, non è sufficiente. Questo ragazzo a 15 anni diventa belve, dov'era la famiglia alle 5 di mattina? Per arrivare ad essere belva devi aver avuto un percorso di malessere, di degrado morale, di degrado valoriale. Il sistema giudiziario minorile deve essere modificato, deve essere attualizzato. Il quindicenne di oggi non è il quindicenne di 30 anni fa e questo secondo me è una priorità, e investirei molto nelle sanzioni di servizi sociali, non solo nella custodia in carcere, ma imporre di fare servizi sociali dove il minorenne che delinque si avvicina a realtà di dolore e di sacrificio, perché il perdono bisogna conquistarlo. È una giornata molto dolorosa, è difficile da commentare, credo che ci sia un problema serio di educazione al conflitto e che si debba necessariamente intervenire su l'uso indiscriminato delle armi da parte dei minori. C'è troppa violenza, ma c'è anche tanta detenzione da parte di ragazzi di giovane età di armi, pistole, coltellini. Eventi come questi non sono capitati la prima volta, non è la prima volta che un giovane della nostra città viene ferito a morte. È il momento che la comunità tutta faccia quadrato, faccia cerchio, faccia triangolo, faccia qualcosa per cercare di evitare in futuro questi fenomeni, queste morti che sono una vera tragedia per la famiglia e per la comunità tutta. Sicuramente una grande tragedia che è data anche da un atto di violenza fatto da un giovane ragazzo che però, sedicenne, che però ha grandi precedenti, un rapinatore, una persona che ha sicuramente un'abitudine alla violenza. Quindi da un lato c'è la necessità, come diceva la mamma, che ci siano delle norme più severe, soprattutto per i minorenni, sull'uso delle armi, perché chiaramente questo è un tema molto importante, e poi che si possa separare quella che è la parte sana della città, che è la larghissima maggioranza, da alcune sacche criminali che ovviamente su cui bisogna intervenire. Poi c'è un tema culturale molto importante, noi non dobbiamo fare prevalere la cultura del bullismo e della violenza che circola anche sul web, per fare in modo che attraverso la cultura e l'educazione i ragazzi si avvicinino a modelli positivi. Questo anche per evitare che avvengano fatti incredibili come l'accoltellamento che abbiamo avuto l'altro giorno di un ragazzo di 15 anni per una lite sul fantacalcio. Noi quando eravamo bambini e litigavamo sulle figurine dei calciatori, al limite c'era qualcuno che dava uno schiaffo, adesso c'è stato un accoltellamento. Quindi noi dobbiamo fare un impegno concreto, continuo, ovviamente ci vuole un grande impegno dello Stato, perché la pubblica sicurezza è competenza del governo centrale, ma io sono convinto che sia il ministro Piantedosi che il capo della polizia su questo hanno attenzione. Un ragazzo amava tanto questa città e la città, molti amici l'hanno detto, lo ha tradito. Come si ferma questa escalation di violenza che sta colpendo questa città? Ma io penso che la città non è che la città l'ha tradito, perché c'è una città sana che invece gli è vicina, e che noi abbiamo delle sacche di violenza giovanile che poi ci sono anche in tutte le aree metropolitane d'Italia e che sono sicuramente delle,
oggi un'emergenza che va affrontata, accoppiando attività ovviamente di controllo del territorio e anche attività ovviamente di repressione, con un'attività educativa, con un rafforzamento dei presidi culturali, con dare ancora più spazio e più forza a quelle che sono le associazioni, le istituzioni, tutti coloro che lavorano per sostenere culturalmente e educativamente. La funzione della scuola è molto importante, una visione positiva, di valori positivi da parte dei nostri ragazzi.